Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. Ascoli Perugia 1-0, Catanzaro Torino 0-0, Fiorentina Roma 3-1, Inter Cagliari 3-3, Juventus Avellino 2-0, a Roma Bologna Lazio 1-0, Napoli Pescara 2-0, Udinese Milan 2-1, Cesena Bari 4-1, Genoa Monza 2-0, Parma Atalanta 0-0, Taranto Lanerossi Vicenza 1-0, a Verona Pistoiese Verona 2-0. Il montepremi del Totocalcio 4.208.922.168 lire. Ed ora la classifica della Serie A. Inter 37 punti, Fiorentina, Juventus, Ascoli 30, Torino, Milan, Roma 28, Bologna e Cagliari 27, Avellino 26, Napoli e Perugia 25, Lazio 23, Udinese e Catanzaro 19, Pescara 14. Un Cagliari straordinariamente vivace segna due gol in 5 minuti agli aspiranti campioni dell'Inter. Il primo, autorete di Beppe Baresi. L'Inter fa pallone in difesa, schiuma rabbia e Bruniera subito dopo deve salvare sulla linea il tiro di Ambo. Il tempo di imprecare ed il Cagliari segna il suo secondo gol. Eccolo. L'azione è condotta da Quagliozzi, sostituito poi da Osellame per incidente. Segna Selvaggi con una botta da vicino, sfruttando un'incertezza ancora di Baresi. Chiunque a questo punto avrebbe diritto di piangere, l'Inter no. Fallisce una serie incredibile di buone occasioni e si rianima in questa circostanza con una deviazione di Muraro sul tiro di caso. Tre gol anche nella ripresa, ve li mostriamo. Oriali di testa su cross di Altobelli. Ma i difensori dell'Inter oggi sono particolarmente autolesionisti. Il 3-2 per il Cagliari è un'altra autorete, questa volta di Mozzini. La partita è divertente, ricca di fatti e protagonisti. Sul piano tattico, per la verità, molto qualunquismo, ma qualche volta nel calcio anche gli errori fanno spettacolo. In questa azione vediamo due tra i maggiori attori della partita. Altobelli che tira, Corti che para. La rivincita del centravanti è rimandata di qualche minuto. È suo il 3-3 con questo colpo di testa. Per domare l'Udinese non è bastato l'ottimo Milan del primo tempo. 45 minuti giocati dai rossoneri alla grande, con determinazione e concentrazione, ma con le solite carenze in zona gol. Il Milan comunque è andato a segno al 12esimo, al termine di questa manovra iniziata da Buriani, proseguita da Antonelli e conclusa in questo modo da Bigon. Per il Milan sembrava tutto facile, fatta eccezione per questo campanello d'allarme al 38esimo, quando il pallone giungeva finalmente dalle parti di Rigamonti. Nella ripresa calava il ritmo della squadra di Giacomini e l'Udinese prendeva coraggio. Bigon falliva il raddoppio al termine di questa azione e subito dopo i friulani pareggiavano. Benché pressato da De Vecchi, Vriz riesce a tirare e a sorprendere Rigamonti. È il 26esimo. A questo punto l'Udinese capisce che può osare di più. Insiste, sfodera il suo carattere e al 39esimo, al termine di una bella manovra corale, Pin dà la vittoria ai friulani con questo splendido tiro. Le grandi parate di Piagnerelli non sono bastate ad impedire la resa del Pescara, un Pescara vivo e indomito, nei confronti di un Napoli che mai come oggi aveva tirato tanto spesso in porta. Una volta è stato il palo su rovesciata di Guidetti a salvarlo, ma sul successivo calcio d'angolo il portiere abruzzese è stato ancora bravissimo a deviare un colpo di testa di Speggiorini. Altra prodezza al 23esimo. Tesser manovra sulla sinistra e pesca Guidetti libero. Parte il tiro, Piagnerelli allunga un braccio e salva. Questi che abbiamo mostrato sono soltanto alcuni dei suoi interventi. Ma al 7° del secondo tempo è costretto a capitolare. Da Guidetti a Speggiorini che appoggia verso Capone.
fiondata violenta che incoccia la traversa e in prota è pronto a mettere il pallone in rete. 10 minuti dopo il secondo gol, preceduto da una punizione battuta da Nobili, che poi verrà espulso per somma di ammonizioni, e bloccata da Castellini. Ed ecco il raddoppio azzurro, in prota per Filippi che avanza, poi opera un bel cross. Damiani all'indietro e Guidetti, lasciato solo, segna facilmente. Dopo la partita l'allenatore Vinicio e i due vicepresidenti del Napoli hanno rassegnato le dimissioni. Perlaino si è riservato di accoglierle. Giornata di sole e buon pubblico sui 25.000 spettatori per Juventus Avellino. Incontro a senso unico con i bianconeri sempre all'attacco. Arbitro Menegali, 4 ammoniti. Pochi minuti di gioco e su punizione Cabrini in becca Brio che di testa colpisce il montante sulla destra di Piotti. Poco dopo la mezz'ora Causio si muove bene e concede a Cabrini. Ottimo lo spunto del Cremonese che mette la palla sull'incrocio dei pali. Le due reti nel secondo tempo. La prima al 16esimo. Fanna, entrato al posto di Marocchino, allunga verso il centro. Carambola tra Brio e Valente. Piotti tocca, palo e Tardelli alla fine realizza. Raddoppio al 28esimo. Gentile, Causio Gentile, via sulla destra. Centro e testa di Bettega. Piotti è battuto. Tenta l'Avellino su angolo. Palla a Beruazzo, devia Cattaneo, sfiora Furino e Zoff blocca ed è la fine. Finale turbolento all'Olimpico con relativo lancio di Candelotti fumogeni in tribuna al termine della partita per un calcio di rigore che l'arbitro Casarin non ha rilevato dopo un atterramento in area subito da Lopez quando mancavano 3 minuti al termine della partita. Il Bologna era passato inaspettatamente in vantaggio 10 minuti prima grazie ad un invito di Savoldi per Dossena che batteva il portiere in uscita. Un duro colpo per questa Lazio dei giovani che dopo il successo di domenica scorsa sul Catanzaro pensava di essere uscita dalla zona retrocessione e un premio eccessivo per un Bologna che ha pensato soltanto a difendersi. I romani hanno avuto diverse occasioni nella ripresa per portarsi in vantaggio, specie con D'Amico che ha cercato di bissare il colpo riuscitogli 6 giorni prima. Anche Garlaschelli ha tentato di centrare il bersaglio con un'acrobatica girata al volo. E dopo il gol del Bologna, l'episodio che ha determinato i tumulti sugli spalti, in mancanza della moviola, rivediamolo. Era da punire con il rigore l'intervento di Colomba su Lopez, per Casarin no. La Fiorentina conferma il suo ottimo momento di forma, superando anche la Roma per 3-1. È stata una partita strana che la Roma ha perduto quasi senza accorgersene. I viola passano in vantaggio dopo appena 2 minuti con Antognoni su punizione. Osservate a rallenti il tiro del capitano viola. Una gran botta che va a infilarsi sotto la traversa di Paolo Conti. Il portiere giallorosso si dispera, ma obiettivamente non c'era nulla da fare. Al 15esimo secondo gol per la Fiorentina e la fotocopia del primo. La palla giunge a Sella che viene steso da Santarini. Ancora un tiro imparabile di Antognoni, questa volta però alla destra di Paolo Conti. 2-0 dopo appena un quarto d'ora. La Roma tenta una reazione ma Galli non corre grossi pericoli. Protetto com'è da una difesa ben registrata e sempre attenta. Qui è Rocca che trova una breccia. La Fiorentina è in giornata sì, ispirata da un Antognoni super, e al 39esimo giunge il terzo gol. Il tiro di Antognoni viene deviato da Santarini, Conti è fuori causa. Nella ripresa è invece la Roma che comanda il gioco, lascia poco o niente ai padroni di casa e dopo aver cercato il gol da ogni posizione lo trova meritatamente con Pruzzo. È la mezz'ora, troppo tardi per tentare ogni recupero. Un Perugia frastornato ed inconcludente ha forse abbandonato, perdendo ad Ascoli per 1-0, le sue residue speranze di inserirsi nella lotta per la Coppa UEFA. Nonostante le dichiarazioni della vigilia rilasciate da Castagnieri, gli umbri hanno dovuto cedere di fronte alla superiorità dell'Ascoli, andata in vantaggio su calcio di rigore realizzato da Moro. Sull'1-0 gli ospiti hanno cercato di riequilibrare le sorti dell'incontro affidandosi quasi esclusivamente ad un Rossi lasciato senza rifornimenti per poter essere pericoloso. L'attaccante della nazionale ha giocato sì e no 5 palloni, 3 dei quali sporchi.
e da allora a Rossi, egregiamente marcato da Gasparini, non è rimasto altro da fare che arretrare sin oltre la metà campo per andarsi a conquistare qualche pallone. L'Ascoli invece è quella che è la vera rivelazione di questo campionato. Oggi Fabbri ha adottato una tattica accorta, ha ciuffato il vantaggio, gli ascolani ancora imbattuti in casa lo hanno difeso. Lo spettacolo ne ha indubbiamente sofferto, ma con l'odore di UEFA era scontato che anche l'ottimo Fabbri correggesse qualcosa nella sua filosofia calcistica. Partita di non grande livello tecnico e a tratti nervosa tra il Catanzaro e il Torino in maglia bianca. È mancato anche il sapore del gol, non è mancato invece l'impegno da parte delle due compagini. Al Catanzaro non è giovato granché il cambio dell'allenatore e l'ultima vittoria dei calabresi resta quella del 10 febbraio sul Cagliari. In quanto al Torino, che nel primo tempo ha ottenuto 3 calci d'angolo, magro bilancio, è riuscito comunque alla fine a uscire indenne dal campo del Catanzaro, che nella ripresa si è presentato più vivace e deciso e in varie occasioni ha severamente impegnato il portiere del Torino Terraneo. Al 20° minuto, altra insidiosa puntata dei locali con un affondo di palanca. Terraneo esce dai pali e sbroglia la situazione con bravura. In precedenza nel Torino si era posto in evidenza Patrizio Sala. Al 31° è ancora il Torino che si affaccia pericolosamente in area avversaria. L'azione è condotta da Volpati, che si destreggia bravamente, ed è conclusa da Greco con un diagonale sull'esterno della rete. Infine 2 gol annullati, uno per parte, questo di Pulisi a 4 minuti dal termine e questo di Palanca su punizione proprio allo scadere. Dunque 0-0.